Non do molta importanza ai premi, però ho vinto un Oscar grazie a un personaggio che nessun bellone avrebbe potuto interpretare. Dotato di un fisico passepartout da americano medio, Philip Seymour Hoffman non aveva la taglia per lottare coi suoi pari generazionali, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp. A imporlo sullo schermo è la forza tranquilla e quella maniera di entrare in scena e di sovvertirne la natura. In un quarto di secolo diventa uno degli attori maggiori del cinema americano e lavora con i migliori, Paul Thomas Anderson, i fratelli Coen, Todd Solondz, Sidney Lumet, Cameron Crowe. Premio Oscar nel ruolo di Capote si congeda interpretando un uomo ordinario, la cui fortuna, se mai l'ha avuta, è finita molto tempo prima. A restare è un tesoro di ruoli abbaglianti, perché le stelle continuano a brillare dopo la loro morte. Le star anche.